Signore e signori telespettatori della Hollywood, lunedì 11 maggio 2015, come vedete siamo al Wait Angel qui a Nola e stiamo festeggiando i 18 anni di Maria. Tante sorprese, ma soprattutto la Hollywood Animazione insieme alla Hollywood Television connubio perfetto per una festa perfetta. Entriamo nel vivo della festa. Siamo qui all'esterno dello White Angel e stiamo festeggiando il 18 anni di Maria. Ho l'onore di avere la mamma e il papà per questo giorno importante. Nome? Erasmo. Raffaella. Erasmo e Raffaella. Iniziamo dalla donna perché si dà sempre la precedenza. Facciamo i cavalieri questa sera. Papà, mamma e sempre mamma, quindi. Allora, com'è Maria come figlia? Un pregio o un difetto? Come pregio è che è buonissima, è molto generosa. Difetti come tutte le ragazze della sua età. Vediamo se il papà conferma, altrimenti diciamo che la mamma è sempre mamma e quindi dà ragione alla figlia. Erasmo, com'è Maria come figlia? È deliziosa. Ok, quindi confermi quello che ha detto la mamma.
un aneddoto, visto che ha raggiunto la maggiore età, un aneddoto di quando era più piccina. L'abbiamo messo in difficoltà. Passiamo al papà, un aneddoto, un qualcosa. Ma non riesco a ricordare proprio nulla. Niente, talmente che ne ha fatto, non ricordi niente proprio. Sempre tranquilla, sempre una bambina tranquilla. Dove la mettevi, là la trovavi. Sì. Ok, facciamo un augurio speciale a Maria. Un augurio non può che partire dai genitori. Partiamo dal papà stavolta. Erasmo, un augurio speciale per Maria. Due parole, auguri, auguri. Ok, un augurio speciale, due parole, auguri, auguri. È giusto così. La mamma invece... Cerchiamo di essere un po' più elaborati perché è un giorno importante. Io le auguro tutto quello che il suo cuore desidera. Giustamente. Erasmo, una domanda importante. Ha raggiunto 18 anni. Sì. O stata via la macchina? Sì. Cosa, come la vedi al volante? Ma guarda, io il problema lo vedo con le rate. Ah, ecco. Quindi sfatiamo questo mito di donna al volante, pericolo costante. Esatto, l'ho sfatato. Anche perché penso che sarà il padre a insegnare. Penso che la scuola guida. La scuola guida. Il padre non si prende il rischio, nessun pericolo. Va bene, salutiamo insieme le telecamere della Hollywood Television e facciamo giustamente tanti auguri a Maria, vai! Auguri Maria! Auguri Maria! Auguri Maria! Auguri Maria! Allora, arrivano gli auguri speciali dalla porta. Ecco il primo, come uomini e donne scende. Fai gli auguri a Maria! Maria, tantissimi auguri! Fuori uno, prego. Arriva il secondo. Mi sono imbucato. Me lo vuoi dare? Sei bucato o bus però, perché col microfono, vai. Tanti auguri Maria. Ok, perfetto, ti rifaremo le labbra, non è un problema. C'è il terzo? C'è il terzo? Sei nascosto? Eccolo qua, mi metti in imbarazzo con questa altezza. Fa tanti auguri a Maria, vai. Ma che cos'è oggi? Non lo so, il funerale, no, il compleanno di Maria penso. Ah, tanti auguri. Ok, perfetto. Allora, siamo qui all'esterno del White Angel e stiamo festeggiando 18 anni di Maria. Sono con un personaggio abbastanza famoso questa sera, perché è stato chiamato più volte dall'animatore, da Nathan. Nome? Antonio. Antonio come me, quindi già presuppongo che sei una persona intelligente. Allora Antonio, ti faccio una domanda soprattutto sulla festa, visto che tu hai partecipato in prima persona. Come sta andando questa festa? Molto bene, devo dire la verità, è molto bravo il... Come Nathan. Nathan e anche tutti voi, complimenti. Senti, hai fatto... Il verso del cane, un po' porcellino. Com'è andata? Ci vuoi spiegare? Sì, è stato un po' difficile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Quel vaso andava portato in salvo. Senti Antonio, un augurio speciale per Maria, visto che ha raggiunto un traguardo importante, sui 18 anni. Sì, tanti auguri Maria e spero che nella vita ti andrà tutto bene. Come la vedi al volante, visto che ha raggiunto 18 anni? Sfatiamo questo mito di donna al volante pericolo costante. No, non lo sfatiamo, perché la donna a volante è sempre pericolo costante. Quindi in futuro non entrerai in macchina di Maria. Va bene. Neanche se stai a pere, niente. Quando avrà un po' più di esperienza. Va bene, senti, visto che abbiamo visto che sulla domanda difetti hai fatto ce ne vuoi dire qualcuno? No, ho fatto così, no, perché non ha difetti, ma no, è una brava ragazza, veramente una brava ragazza, generosa e di cuore. Perfetto, facciamo tanti auguri in telecamera e saluta le telecamere della Hollywood Television. Ciao, tanti auguri Maria, tanti auguri Hollywood. Pass me a shot para poder olvidar. Por tu amor me hago en un bar. Tú, no puedo vivir si no estás tú. ¿Cómo ser feliz si no estás tú? Lamentando tu pérdida, ya mi vida no es la misma. Tú, no puedo dormir si no estás tú. ¿Cómo sonreír si no estás tú? Lamento tu despedida, ya mi vida está en la ruina. Te regalo el mar, no tiene final. Corazón llora un mar por ti, extraño tu piel, como no puedes ver, que yo no puedo estar sin tu querer, llámame mujer. Hazme el lado bueno.
este bar. Tú, no puedo vivir si no estás tú. ¿Cómo ser feliz si no estás tú? Lamentando tu pérdida, ya mi vida no es la misma. Tú, no puedo dormir si no estás tú. ¿Cómo sonreír si no estás tú? Lamento tu despedida, ya mi vida está en la ruina. Yo te regalo el mar, no tiene final. Todo lo que tengo es para ti. Mi corazón llora un mar. Cara Hollywood Television, siamo all'esterno del White Angel e sono con la principessa della serata, con lei che ha fatto 18 anni, la nostra Maria. Come va Maria la festa? Benissimo. Come si sta comportando il nostro animatore? Bene, bene. Senti Maria, hai raggiunto un traguardo importante. Per il futuro, cosa vorresti? Realizzare i miei sogni. E quali sono questi sogni? Li vuoi dire lì in telecamera? Non possono dire. Sono cose lusche, cose segrete. Senti Maria, come ti comporti al volante? Come ti senti? Sicura? Perché sto facendo questa domanda anche a tuo padre. Al volante? Ho detto che è sicuro. Ancora. Lo so, quindi hai fatto 18 anni di prendere la patente. Come ti vedi? Come mi vedo? Spericolata. Spericolata, perfetto. Infatti il tuo amico Antonio ha detto che non verrà mai in macchina con te, neanche se rimane a piedi. Ok, poi parlo con Antonio. Va bene. Senti Maria, sei fidanzata? No. Il tuo uomo ideale, vai, dillo in telecamera così magari chi ti vede. Ideale? Non c'è. Non esiste. Ideale, no. Non esiste. Il famoso principe azzurro a cavallo, manca la macchina, niente. Bianco. Cavallo bianco, quindi amici della Hollywood Television che siete in telecamera, cari maschietti, mi raccomando, se andate a prendere Maria, a cavallo bianco. Il mantello azzurro lo vuoi? Sì, il mantello azzurro. Sì. Perfetto, mantello. Del Napoli. Ok, perfetto, mantello del Napoli, quindi con un ciuccio, no, con un cavallo. Vabbè. Va bene comunque. Senti Maria, chi vorresti ringraziare per questa festa? Vorrei ringraziare tutti, prima i parenti. Pur papà perché caccia i soldi, vai. Mamma e papà, in primis, le mie sorelle, la mia famiglia, tutti gli amici qui presenti. Ti faccio una domanda un po' più complicata, non tanto. Come ti autodefinisci, il tuo carattere? Sono lunatica. Lunatica, quindi stasera vai proprio perfetta stasera. Ho capito. Senti Maria, noi della Hollywood ti facciamo tante. Lui che ha bucato il muso. Ecco l'uomo ideale di Maria. Eccolo qua, è venuto a cavallo bianco. Vai, bacio, bacio. Perfetto, molto passionale il nostro amico. Allora Maria, visto che ti fa compagnia, noi della Hollywood Television ti facciamo tanti tanti auguri per i tuoi 18 anni e salutiamo insieme anche al nostro Morgan di questa sera. Il nostro Morgan, salutiamo le telecamere della Hollywood Television. Ciao. Un bacio a tutti. Allora, sempre all'esterno del White Angel, sempre al 18° compleanno di Maria,
Questa sera ci sono molti tronisti, ne abbiamo presi altri due direttamente da Maria De Filippi. Fate tanti auguri a Maria, visto che siete tronisti, vai. Tanti auguri Maria, sei bellissima. Già si è proposto per un'esterna, vai. Tanti auguri Maria, io sono il prossimo dopo di lui per l'esterna. Ha preso il numerino. Salutiamo le telecamere della Hollywood. Ecco, c'è un altro, aspetta un attimo. Aspetta che passo davanti la telecamera. Abbiamo un altro tronista, complimenti per la giacca. Grazie. Presentati e fai tanti auguri a Maria. Sono Michele, tanti auguri, buon compleanno, vabbè è passato. Però niente, lei comunque è una persona matura, questi 18 anni non cambieranno niente perché già era abbastanza una persona. Ho detto un augurio e fatto una poesia ma va bene lo stesso. Salutate insieme le telecamere della Hollywood Television. Allora, siamo sempre qui all'esterno del White Angel e stiamo festeggiando il 18° compleanno di Maria. C'è tutta la tribù qui che ci ospita. E abbiamo prima due tronisti, adesso quattro troniste, direttamente da uomini e donne, visto che è il compleanno di Maria. Fate tanti auguri a Maria, vai. Tanti auguri! Sanno, mi sei d'accordo, visto? Allora, lui ha già alzato la mano come il Papa. Siamo all'esterno dello White Angel a festeggiare sempre i 18 anni di Maria. Certamente. Complimenti per questa camicia a color tenda. No, tenda, questo è floreale. Ah, è floreale. Quindi hai fatto un omaggio. Un omaggio alla primavera che... Quindi Maria ha fatto l'inaugurazione praticamente. Certamente, sì, esatto. Ok, i nomi di tutti e quattro, vai. Michele. Ciro. Giuseppe. Alfonso. Allora, si chiama veramente Alfonso. Perfetto, lui con le mani in tasca perché si sente a Mergellina questa sera. Allora, facciamo un augurio speciale direttamente a Maria. Vi passo il microfono uno alla volta. Fate un augurio, mi raccomando. Non fate le solite cafonate, auguri e basta. Vai, partiamo dal ragazzo che viene da Mergellina. Vai. Auguri Michela. Perfetto, già lo sapevo che lui era così. Vai, a te ti vedo più filosofo. Tantissimi auguri Maria. Perfetto, lui si è spremuto proprio al massimo come un limone. Prego, Ciro, fai tanti auguri a Maria. Maria, tantissimi auguri di buon compleanno da parte di Ciro Nappi. Ha detto nome e cognome perché vuole essere aggiunto su Facebook. Ha detto già che... Già fatto. Lasceremo il contatto alla televisione. E adesso lui, che voleva partire per ultimo. Forse voleva più tempo per fare gli auguri. Va, da Polvica. Sei venuto col pullman? No, col treno. Col treno, vai, tanti auguri a Maria. Ci ho pensato pure oggi, però non mi è venuto niente. Quindi auguri, questo è. Perfetto, se n'è andato già. Salutiamo insieme le telecamere della Hollywood Television. E facciamo una cosa, visto che siete tanto simpatici. Ci mettiamo su una sola gamba. Trest difficile, no, vai. Su una sola gamba, lingua di fuori. E facciamo tanti auguri a Maria, così. Tanti auguri, Maria. D'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di Hollywood TV.